La bellezza di fare impresa è proprio il titolo dell'evento dove la Focus Consulting è stata protagonista. Insieme all'Università Federico II e al MAN abbiamo realizzato questo evento che parla proprio di bellezza all'interno delle aziende. Ma che cos'è la bellezza se non i comportamenti che i manager devono avere nei confronti delle persone che gestiscono? Che cos'è la bellezza se non i luoghi dove poter lavorare? Che cos'è la bellezza se non rispettare il territorio? Perché siamo partiti da Adriano Olivetti, che è stato il nostro mentore spirituale, proprio perché crediamo nella bellezza delle persone. Adriano Olivetti è stato il primo imprenditore illuminato, visionario, che ha creduto fortemente in una centralità delle persone. E questo è proprio il tema di questo evento. Più che un evento, ci piace definirlo un progetto, proprio perché il progetto non si ferma in un tempo spot, ma dà una continuità. Un progetto per poter portare avanti il valore della bellezza all'interno delle aziende, all'interno delle imprese. Bellezza non soltanto negli spazi, ma soprattutto nella valorizzazione e nella centralità delle persone. La bellezza di fare impresa per Enel è soprattutto la bellezza di far lavorare bene le persone, di essere attenti all'ambiente e alle comunità che circondano una grande impresa come la nostra, ed è la bellezza di riuscire a innovare senza perdere le proprie radici e i propri valori. Io credo che questa idea di Focus, di organizzare questa giornata qui al museo, collegando la bellezza del museo con la bellezza delle imprese, è un'idea veramente fantastica, e l'università da questo punto di vista ha seguito con grande entusiasmo, perché è in coerenza con quello che si sta sviluppando anche in Italia su questo tema. L'obiettivo è dare continuità a questa esperienza. Abbiamo ipotizzato di lanciare un premio che si chiama Beautiful Place to Work, un premio che sarà ufficializzato all'inizio di maggio. Lanceremo un bando, inviteremo tutte le imprese che fanno della bellezza un punto di riferimento di raccontarci la loro esperienza di bellezza attraverso un video. L'obiettivo è quello di arrivare di qui alla fine dell'anno a riorganizzare un bello evento in cui ritorneremo a parlare di bellezza, ma ritorneremo a farlo anche premiando le imprese napoletane, campane e nazionali che fanno della bellezza un loro asset di riferimento nella gestione delle persone, nell'interfacciarsi con i territori e con i propri clienti.